Matrix, pochi preamboli, con noi Matteo Renzi, buonasera. Buonasera a tutti. Mettiamoci subito d'accordo su qualche cosa. Allora, non è parlamentare... Già sarebbe un passo in avanti. Già un passo avanti, sicuramente. Ogni tanto sui social mi scrivono, hai il vitalizio, hai l'indennità, hai l'immunità. Io non ho vitalizio, non ho indennità, non ho immunità, campo lo stesso. No, come e campa? Se... Come campa Matteo Renzi oggi? Scusi, lei non è parlamentare. Come campo, con il mio stipendio, il mio 7.30 sarà pubblico come tutti gli anni. Ma c'è uno stipendio lei? Io ho uno stipendio, ho scritto un libro, ho fatto alcuni contratti di natura privata, ma non ho alcun soldi rapporto pubblici, economico con i soldi pubblici. Succede così, nella nuova politica bisogna pensare che ci sono anche persone diverse. Senta, va bene, privato cittadino. Sei rimasto male? Beh, secondo me sì, insomma. Ognuno ha le sue idee. Riunioni dove lei è a favore di una cosa, io di un'altra, lei è per l'IRAP o per l'IVA o per le misure fiscali. No, lei è contro le tasse, lo so, però diciamo, uno... Ognuno ha la sua opinione. Lei la chiuderebbe, però... Ma figuriamoci, abbiamo già dato tutte polemiche sulle chiusure delle trasmissioni. Io non ho mai chiuso una trasmissione e lei dovrebbe saperlo. Si dice con un tecnicismo giuridico cornuto e mazziato. Perché, scusi, lei si sente cornuto e mazziato? No, lei si sente cornuto e mazziato, lo va a dire un altro. No, dicendo... ma sto prendendo... No, allora, non è bellissima questa non è bella. L'ha detto ora, lei. Sto dicendo che... Nel momento in cui ridono, chi è che sta ridendo laggiù? Ecco, l'abbiamo beccato. Sa cosa si dice nei bar che lei non frequenta? Cioè, non quelli di Caracas, ma quelli del centrodestra? Glielo posso dire? No, perché lei non sa che bar frequento io, perché io da quando ho cambiato frequento tutti i tipi di bar. Tutti, anche quelli del centrodestra. Quelli di Caracas, no. Tra Pontassieve e Firenze, però sono un esperto, le posso dire qual è il millefoglie migliore. Sono tornato come quando facevo il sindaco, giro in bicicletta. E un po' si vede sulle millefoglie, che so che lei si offende molto su questa cosa. No, però stavamo facendo un discorso serio sull'immigrazione, perché deve parlare della mia dieta, non la capisco. Le voglio chiedere, perché non c'è l'aereo di Stato. L'aereo di Stato per me, per fare... Che tra l'altro sono l'unico che non c'è mai salito, ma lasciamo stare perché... Perché si vergognava, questo no, si diceva. No, vergognava lei, io mi vergogno del peccato, del male, non mi vergogno degli aerei. Non chiudiamo nessuna trasmissione, ma le allarghiamo. Eccola là. Resto qui, fermo qui finché non me lo fa dire. Matteo Renzi, il tesoretto, abbia pazienza. Posso? Sì, articolo 1, eccolo. comma 140, eccolo, della legge di bilancio dicembre 2016. Sì. Porro non sopporta il comma 140. Che news, ma è far paura, dare il messaggio, adesso aumenta la tassa sullo zucchero. Ministro dell'Economia fa un'intervista al Messaggero in cui dice che aumenterà l'IVA sostanzialmente, che è un'ipotesi. Non è una fake news. Adesso quando lei mi ha detto il tesoretto mi sono alzato un po'. Lei si è alzato, mi fa piacere, si è svegliato dopo una trasmissione. Sì. Le do il benvenuto, le presento Greta. Riprendiamo tutto. Però mi fa molto piacere questo, ma le segnalo... in spirito di amicizia, che il decreto è già stato fatto nel momento in cui lei stava pensando ad altro. Il decreto è già stato fatto e non contiene nessun aumento. Quindi tutto ciò che è stato scritto in questi 4 mesi sulla benzina, l'IVA e lo zucchero era una fake news. Quindi, comma 140, articolo 47 1, miliardi. E buonanotte. E con questa la mia carriera anche a Mediaset è finita, perché passare il tesoretto vuol dire proprio che sono un pessimo padrone di casa, direbbe. Il decreto, chiamiamolo decreto fondo per gli investimenti, però per gli amici tesoretto solo incredibile, per gli amici. Incredibile Matteo Renzi. Grazie a lei.